Si è chiusa all'insegna dello sport e del divertimento e con il Lazio in festa l'ottava edizione del trofeo CONI a Novasiri in Basilicata. Si tratta della più importante manifestazione multisport under 14 d'Italia. Nella cerimonia di chiusura, iniziata con un minuto di silenzio in ricordo del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, il primo a prendere la parola è stato il presidente del CONI Basilicata Leopoldo Desiderio. Questa manifestazione noi abbiamo ospitato 42 federazioni sportive, 35 più 7 enti di promozione sportiva. Manifestazione bellissima, è rappresentata con 4.500 ragazzini dall'età 12-14 anni, una location perfetta. Ringraziamento ai ragazzi perché comunque sono loro che hanno combattuto e hanno vinto. Grazie a loro, grazie agli accompagnatori e grazie alla Basilicata che ci ha ospitato per questo trofeo. È l'ottavo podio per il Lazio ed è il terzo primo posto. Siamo veramente una regione che dà tanto allo sport e soprattutto il mondo della scuola e le società a tutti. È una bella famiglia veramente. Forza Regione Lazio, grazie. Voglio ricordare un grande uomo che ha dato la vita per questa manifestazione, che è il mio concittadino nonché collega Pierpaolo Fedele Bernardo, al quale va l'abbraccio più sentito e il ringraziamento per quello che ha fatto. Possa dal cielo osservare tutti questi ragazzi e dare la forza a loro di raggiungere i propri obiettivi e i loro desideri. Grazie Fedele per tutto quello che hai fatto e mi auguro che il CONI possa sempre ricordarti attraverso tutte le manifestazioni di sport che ci saranno. È stato un grande successo, il trofeo CONI ha portato tanta gente a Novasiri e nella Costa Ionica, nei paesi della Costa Ionica, ed è possibile considerarlo uno strumento per promuovere il nostro territorio, un volano, un connubio sport e turismo vincente per le nostre comunità e per la regione Basilicata in toto. È stata una manifestazione bellissima, la Basilicata ci ha accolto con grande affetto, mettendo a disposizione tutte le bellezze locali, cibo, luoghi, mare. Quindi grazie Basilicata perché è davvero una grandissima manifestazione, una grande regione.